Riunione tecnica alla città metropolitana di Reggio Calabria per definire i criteri e le modalità operative di erogazione delle risorse relative agli eventi alluvionari verificatisi tra il 30 ottobre e il 2 novembre 2015 e poi tra l'ottobre e il novembre 2018 che hanno provocato danni alle infrastrutture agricole. All'incontro convocato a Palazzo Alvaro dal consigliere delegato all'agricoltura Giuseppe Giordano hanno partecipato i sindaci di 23 comuni del Regino, i rappresentanti dei due consorsi di bonifica, nonché i tecnici del Dipartimento Agricoltura della Regione. Nel corso dell'incontro Giordano ha comunicato l'ammontare delle risorse da destinare ai comuni colpiti dalle due alluvioni: 800.000 euro per l'annualità 2015, 400.000 per l'annualità 2018, risorse quest'ultime che potrebbero essere implementate. Abbiamo avuto un'interlocuzione molto fitta col Ministero e anche con la Regione e devo dire che il Ministero ha riconosciuto le ragioni della città metropolitana verso i territori, verso i sindaci. Peraltro parliamo di danni a infrastrutture rurali, quindi che pregiudicano non solo l'equilibrio, il fragile equilibrio territoriale di quelle aree, di quelle zone, ma anche pregiudicano la funzionalità delle aziende agricole e anche dell'intervento dei consorzi di bonifica. Quindi si sono sbloccate queste risorse per cui adesso possiamo procedere alle erogazioni. Abbiamo già in cassa le risorse del 2015, avremo a brevissimo anche quelle del 2018 e potremo insieme ai sindaci supportarli, anche perché c'è bisogno anche di un supporto tecnico. Non tutti gli uffici tecnici sono in condizioni di poter espletare tutte le attività che sono comunque devono essere osservate, e da questo punto di vista ci facciamo anche carico e per cui credo che porteremo a soluzione un problema annoso